diceva ti amo, mentre con una mano colpiva ripetutamente il mio volto. Ad un certo punto improvvisamente si è fermato, mi ha guardato negli occhi ed ha iniziato ad insultarmi. Signor giudice, ricordo che quella sera avevamo mangiato a casa, avevo preparato il burrito di carne con le verdure, una parte l'avevo frullata per fare l'omogeneizzato alla bambina, il resto invece l'avevo portato a tavola assieme al pollo da aggiungere nel piatto per rendere più tenere il motore della carne. Non è che mi interessasse molto farvi delle gentilezze, mostrarvi delle attenzioni, facevo ogni cosa solo per conquistare una giornata di incognita tranquillità. Il mio comportamento nei suoi confronti lo sentivo costantemente come il risultato di un'azione programmata elettronicamente dal mio cervello. Per evitare le sue botte. Che cosa strano sono le botte? Da bambina pensi che te ne meriti, perché forse possono avere un senso o una verità. Però quando sei adulto, fai fatica a trovare delle motivazioni, mentre le prendi di santa ragione stai fermo e zitto ad incassarle tutte. Il non senso che alimentava le sue aggressioni mi ha reso la vita impossibile, ma dovevo obbedire al mio demone personale, perché nel corso degli anni mi ero indebolita, facendomi togliere tutto, i miei amici, la mia indipendenza economica, me stessa. Alle volte, quando lo sentivo parlare contro di me, cercavo di trovare la reale causa del suo tormento. Non potevo credere che tutte quelle accuse potessero essere figlie della mia malafede. I nostri campi di battaglia sono stati davvero tanti. I figli, il denaro, la nostra vita sociale. Ho temuto di perdere Carla, la piccola, perché una volta sono andata a prendere la scuola un po' più tardi. Sapevo di poterlo fare, il giorno prima avevo parlato con la maestra che mi disse di stare serena, perché la bambina poteva tranquillamente giocare con le educatrici del dopo scuola. Mio marito sapeva perfettamente che non potevo arrivare in orario, perché avevo un appuntamento con un cliente, ma in quella occasione, anche in quell'occasione, se ne è fregato di tutto quanto. Se ne è fregato della mia vita, mi ha massacrato di schiaffi davanti alla mia figlia, che è esplosa in un pianto fragoroso. Mentre la bambina continuava a scandire come un metronomo il suo pianto, io cercavo di bloccarlo, implorando disperatamente di evitare questa scena di assoluta disperazione. Per un attimo ho cercato di isolare il mio pensiero da quel dramma, per cercare di trovare uno straccio di parole in grado di fare cessare quell'incubo che per me era diventato fedele, come la nata di un mutuo. Una scelta che avevo pagato a caro prezzo nel momento in cui mi ero messa l'anello al dito. Un sottile cerchio d'oro che giorno dopo giorno diventava così stretto da paralizzare ogni mio impulso vitale. Forse la decisione di lasciarlo l'ho presa quando avevo raggiunto un grado di saturazione della mia violenza che ormai non mi faceva più niente. Non avevo più paura. Non avevo paura di perdere i miei figli, né di sperimentare la profonda disapprovazione dei miei genitori. Prima di lasciarlo sono andata in un centro di ascolto dedicato alle donne come me. Donne maltrattate, violate, insultate. Donne che sentiva bene che un marito dice puttana con la P e se fa male lo dice invece con la P. La dottoressa mi disse che rappresentava un caso da protocollo, rientrava in tutte le statistiche, abbracciava tutti gli aspetti della violenza domestica, fisica, psicologica, professionale, insomma, in quel giorno realizzai che dentro quella chiesa maledetta io avevo tenuto stretto tra le mie mani un bouquet di rose al veleno. Non potevo più continuare a vivere in quell'inferno di parquet con solo Luigi XIV, non era giusto per me, ma soprattutto non era giusto per le mie figlie. Sandra era piccola, aveva quasi 8 mesi e io avevo il dovere di non esporla a tutto quello che aveva visto Carla nel corso dei suoi primi anni. Una volta rientrata a casa dovevo solo mangiare la mia ultima cena e poi varcare quella porta che mi separava da una felicità possibile. Sì, signor giudice, ricordo che quella sera, mentre ripetevo nella mia mente le parole che gli avrei detto per lasciarlo, sono stata ad osservare la fiamma del fornello che avevo acceso per riscaldare la carne. Stringevo i pugni, immaginando di avere tra le mani quel collo che mi ha visto pulsare nervosamente tutte le volte che si avvicinava a me per rinfacciarmi delle assurdità deliranti. Poi, con una fretta che non ricordo aver mai avuto, ho separato le verdure dal brodo e le ho portate a tavola, ho preso il posato, i maglioni, il resto, tutto era pronto. Dovevo mettere in tavola solo il discorso che avevo condito e saporito mentre preparavo la cena. Ti lascio, vado via da casa assieme alle mie bambine, la mia vita con te è semplicemente un inferno. Finalmente, signor giudice, sono riuscita e avevo detto quello che pensavo nei miei
sono stata padrona di me stessa. Il silenzio è inquietante. Durò più di un quarto d'ora. Mio marito mi guardò negli occhi, smise di mangiare e si alzò in piedi. Ogni passo che facevo per venire verso di me aumentava lentamente la mia preoccupazione di non poter uscire da quel girone di assoluta pazzia. Mi disse: ah, quindi hai deciso di andartene? Con le bambine, eh? Brava, brava, complimenti. E dove te ne vai, cagna? Devi vergognarti tu, tua madre. Ecco, sai quale è a lei? Un'inutile cagna bognosa che non sa fare un cazzo. Signor giudice, lei non sa quanto è faticosa la lotta contro un vortice di violenza e l'aggressione che ti solleva dall'alto al basso, attraverso un terremoto di schiaffi e insulti e di ti amo. Quella sera ho creduto di non riuscire a sopravvivere alle sue percosse. Non sapevo cosa fare, quale trovata escogitare per liberarmi da quella mossa che mi stringeva il collo fino a farmi mancare il respiro. La scelta della mia sopravvivenza mi appariva sempre più estrema. Dirigendo gli occhi verso la tavola apparecchiata, mi sono accorta che a pochi metri da me c'era un coltello, messo esattamente nel posto giusto, a destra, nel lato opposto della forchetta. L'ho preso e ho iniziato a farmi sentire quanto era amaro e cattivo il suo sangue. Prima le spalle, poi la gola e infine il torace. Signor giudice, si ricorda quello che le ho detto? La disperazione aumenta la propria autodistruzione. Io stavo uccidendo solo mio marito. Stavo eliminando anche me stessa. Quella parte di me trasformata in un brandello umano. Già, un brandello umano. La Corte Suprema di Cassazione, malgrado abbia compreso pienamente lo stato di assoluta sottomissione, violenza e schiavitù a cui è stata sottoposta l'imputata nel corso del suo legame conugale, non può non evidenziare che la suddetta ha scelto attivamente di aderire ad un modello maltrattante dal quale poteva prendere le distanze prima di raggiungere quell'esasperazione, sfociata nella sua autodistruzione. È opinione della Corte ritenere che, come le cose buone e giuste sono realizzate nella realtà perché sono cercate emotivamente e psicologicamente da un soggetto mosso dall'amore per se stesso, le situazioni distruttive e autolesive per l'intero funzionamento della persona sono praticate quando lo stesso soggetto decide di abbracciare quello stato di vertigine che lo porta a cadere nel vuoto e a nutrirsi. Pertanto la Corte non può fare altro che raddoppiare la condanna che la stessa imputata si è data nel corso degli anni, aggiungendo altresì che la predetta, dopo aver risposto alle domande della Corte, ha l'obbligo, nei confronti della sua coscienza, di rispondere alla domanda: perché ho dato così tanto spazio al mio demone?